persone che portano avanti l'Italia come vero e proprio fiore all'occhiello e diventano ambasciatori del Made in Italy nel resto del mondo. Io vorrei veramente un bel applauso grande per un caro amico, oltre che conduttore televisivo radiofonico, oltre che brillante moderatore e co-conduttore anche con me in moltissime occasioni. Stiamo registrando per Liberi TV, adesso lascio il mio posto al nostro ambasciatore del Made in Italy nel mondo, un bel applauso per Anthony Petz. Sono ambasciatore ma sono anche a cavaliere, quindi rimani lì. Io non me l'aspettavo sinceramente questo intervento, perché poi io sto generalmente quando vado all'estero dall'altra parte, mi piace sedermi non dove stanno gli oratori ma dall'altra parte per sentire, perché giustamente un ambasciatore così giovane e la prima volta c'è sempre tanto da imparare. Io quando ho vinto il secondo David ho ricevuto questa proposta di rappresentare l'Italia nel mondo e inizialmente pensavo che era una semplice campagna pubblicitaria di quelle che mi vengono offerte, invece quando mi sono presentato dagli organizzatori, delegati dell'Unione Europea di questa campagna, c'era un contratto di 8 pagine, quindi mi sembrava che c'era qualcosa che non andava. Io dicevo, voi siete pazzi a prendere a me, insomma io non è che ci capisco tanto. In realtà poi attraverso tutta una serie di situazioni ho capito che fondamentalmente loro volevano una persona che rappresentasse nelle TV nazionali estere delle tappe dove io vado per rappresentare l'Italia, un portavoce che possa lanciare un buon messaggio. Il messaggio è quello che noi abbiamo delle eccellenze italiane, partendo dall'arte enogastronomica fino alla moda, al design, e attraverso questo progetto io sono appena rientrato da Dubai, a breve partirò negli Stati Uniti, si stanno creando delle reti di scambio attraverso dei bandi dell'Unione Europea di internazionalizzazione che permettono di far sì che le aziende medie e grandi non possano avere dei problemi economici ma possano continuare e quindi non chiudere. Il perché all'estero? Perché noi siamo il terzo paese per quanto riguarda la cucina più amato nel mondo e quindi sicuramente possiamo andare avanti. Quindi io sono sempre un po' provocatorio, tu lo sai quando vado nelle trasmissioni RAI, spesso mi tagliano, perché io dico che siamo un paese, un popolo solo. Però qua siamo su Liberi, quindi... Qua siamo su Liberi e quindi... Liberi di dire... Liberi e persone presenti, okay, tanti amici che conosco, io credo che non dobbiamo continuare ad essere un popolo sordo, ma dobbiamo far sì che questa pigrizia vada anche un po' via, perché esistono dei bandi dell'Unione Europea, l'Italia non li utilizza e quindi spargete la voce perché le aziende possono attraverso questi bandi di internazionalizzazione creare delle reti di commercio all'estero. Posto così. Bravo.